Assessore, che cosa stiamo facendo nell'ufficio della comunità di Viale Trento con il progetto degli archivi? Allora, la sede è distaccata di Viale Trento, distaccata ma centrale rispetto alla nostra attività, soprattutto l'attività di pianificazione e di governo del territorio. E in quegli uffici lì di Viale Trento abbiamo il frutto di un lavoro pluriennale che prima il comprensorio ed ora la comunità svolgono in termini di gestione del territorio, quindi di valutazione di pratiche che ricadono in aree di tutela del paesaggio o che hanno rilevanza rispetto, particolare rispetto alla programmazione degli enti locali. Abbiamo un archivio molto vasto che porta con sé informazioni preziosissime anche su quella che è stata la storia del nostro patrimonio urbanistico e diciamo legato agli edifici, ma non solo, perché lì trattiamo anche bonifiche e sistemazioni agrarie rilevanti. E la volontà è stata quella di far sì che questo patrimonio possa essere messo a disposizione anche di chi progetta e governa il territorio oggi e quindi lo traguarda pensando al domani. E quindi questo patrimonio che era soprattutto su supporti cartacei, la scelta è stata quella di renderlo fruibile anche attraverso i mezzi più attuali, quindi in forma digitale, quindi sono stati scansionati numerosissimi documenti, le parti di relazioni, ma soprattutto anche le parti degli elaborati grafici che evidentemente hanno formati, insomma, non standard. Questo per far sì che la possibilità di attingere alla storia di una porzione di territorio sia sempre facile, agevole, perché sia di fatto conservato in maniera alternativa al documento e quindi avere una maggior sicurezza nel preservare la fonte di informazioni e far sì appunto che chi progetta oggi abbia la possibilità di attingere alle informazioni del passato. Quindi, come la storia si dice sempre che bisogna guardare al passato per non commettere errori nel futuro, anche nell'urbanistica, anche nel provare a governare un territorio, è una pratica questa da perseguire e quindi questo progetto va a supporto di questa visione.